È il momento della scroll box di maggio e, come vedete dal fogliettino allegato, e mai come questa volta lo scroll zin mi è stato utilissimo proprio perché contiene moltissime informazioni e trucchi su come utilizzare i prodotti, diciamo, più importanti della box di maggio. E cioè i carboncini, ci sono ben tre diverse tipologie di carboncini, di carboncini, un prodotto che io non avevo mai usato, e qui ci sono veramente molte informazioni, molti consigli pratici utilissimi, quindi lo Scroll Magazine stavolta è stata praticamente la mia salvezza perché mi ha permesso di realizzare un disegno che si può definire disegno e che, come al solito, all'inizio troviamo un po' una panoramica di tutto quello che c'era nella box. Vorrei soffermarmi particolarmente questa volta sulla caramella che era allegata, che ovviamente non c'è più, perché era veramente molto buona in quanto era alla menta, però all'interno era mu ed era anche un po' liquiriziosa, se si può dire, e quindi questa caramella era veramente buonissima, però appunto l'ho già mangiata tutta. Quindi iniziamo, io direi, dall'artista del mese, che è colei che ha realizzato questo bellissimo ritratto con i carboncini, che non è affatto uguale a quello che ho fatto io, che è Phoebe Chips, Cripse, e se mi seguite su Instagram il mio disegno l'avrete già visto. Comunque, questo appunto è il meraviglioso ritratto che ha fatto lei. Tralasciamo, poi vi farò vedere il mio. L'adesivo del mese è bellissimo perché ovviamente riprende lo stile del carboncino ed è tutto nero. E particolarmente, non lo so, questo mese il nero è un colore che mi piace tanto. Infatti anche dalle foto di Instagram sono sempre vestita di nero, però non lo so. Comunque, poi vedrete anche un video haul molto carino di abbigliamento. Quindi direi di iniziare per gradi. Vediamo che cosa ci dice il nostro magico fogliettino. E ci dice che gli uomini e il carbone hanno entrambi un'alta percentuale di... no, il carbone. Sì, il carbone. Hanno un'altra percentuale appunto di carbone come minerale in comune. E questo mese vogliamo che usi i prodotti a base di carbone nella box per creare un ritratto del tuo Carbon Hero, perché infatti la challenge del mese è proprio Carbon Hero. Quindi usa anche i trucchi e l'ispirazione, compresa appunto nella box, per creare un'immagine di una persona speciale nel tuo stile. E quindi può essere o un ritratto, un disegno quindi realistico, un'interpretazione astratta o un disegno ispirato da appunto questi eroi. Quindi esplora e crea. Quindi io direi di iniziare subito da questi due carboncini più piccoli, che sono questo, che però appunto era un pochino rotto, infatti i pezzetti stanno qui, e quest'altro molto sottile. Questi sono praticamente Coats Willow Charcoal Sticks, e ho scoperto che Willow è praticamente il salice, quindi sono carboncini fatti di legno di salice. E dice che questa proprio ditta Coats crea proprio questi carboncini di altissima qualità da proprio questi appunto salici. Nel luogo che si chiama Somerset, e il risultato è un carbone di grande qualità di colore nero e liscio appunto nella texture, che è il preferito di molti bravi artisti. E poi c'è un pezzo di carboncino invece più grande, che è questo, veramente grande,
e erano appunto avvolti in questa carta nera, e io ovviamente li terrò in questa carta nera perché altrimenti faccio il macello. Anche questo è praticamente Sea White Black Compressed Charcoal Block. È ideale per ampi disegni molto espressivi e anche però per i dettagli più delicati. Ha praticamente un'applicazione liscia ed è facile quindi da sfumare, ma anche da stratificare per creare dei toni profondi delle tonalità appunto profonde e dense, ed è anche naturalmente solubile con acqua e quindi permette di creare degli effetti interessanti, delle linee appunto interessanti e questi appunto effetti stile acquerello. Poi abbiamo sempre a base di carbone una matita, ed è una unica prima matita che ho di carbone, e questa è la Kohinoor Gioconda Charcoal Pencil. Quindi la marca è questa marca, non fate caso alla mano sporca, ma è sporca di carbone, Kohinoor, ed è questa. Praticamente questa è una matita a carbone ed è ideale per rifinire i vostri sketch e per pulire, quindi rendere più definiti dei tratti fatti con i carboncini. Questa matita vi dà tutta appunto la texture classica che quindi amate del carboncino, però con molto controllo e con una punta appuntita, per cui insomma è veramente sì. Io ci ho fatto i contorni del disegno e devo dire che funziona. Poi ci sono questi due matite della marca Lyra, e sono questo marrone e questo bianco, e sono le Lyra Rembrandt Chalk Pencil. Quindi anche questi sono comunque matite con una punta un po' stile carbone, comunque non è proprio molto molto morbida. Sono praticamente matite senza olio e possono essere sfumate e mischiate insomma alla perfezione con le dita, con i cotton pad o anche con questa gomma qua, che è la gomma di mastice. Queste matite appunto si creano appunto degli strati, insomma si possono appunto stratificare questi colori molto bene, e sono ideali per aggiungere delle, diciamo, ombreggiature realistiche o per illuminare, quindi dare un tocco di luce ai vostri lavori. Poi c'è quest'altra, poi vi dirò, ma questa io non l'ho capita. Questa è la Lyra Rembrandt Splendor Pencil, che ha appunto questa punta così grigiastra, ma io questa matita sinceramente non l'ho capita e ora vi dico. Questa praticamente è una matita per fare delle sfumature senza colore, e quando l'applicate con una piccola pressione crea praticamente una superficie glossosa e quindi aiuta a sfumare le tonalità insieme e uniformemente, però boh. Poi abbiamo questa gomma qua, che è la Winsor & Newton Medium Kneaded Putty Eraser, quindi è una gomma di mastice, quindi è particolare come gomma, è malleabile praticamente. Questa gomma può essere quindi anche modellata appunto
per cancellare più facilmente, magari creando una punta sottile appunto per arrivare nei dettagli. E quindi è ideale anche per creare punti luce. Oppure può essere utilizzata così com'è, appunto, sta piovendo se sentite dei rumori, può essere usata così appunto per creare, per, diciamo, coprire una superficie più ampia, appunto, per cancellare quindi anche il carbone e senza però le sbavature. E poi c'è questa matita Faber-Castell a due punte, come vedete. Io ora il perché sia a due punte non l'ho capita e sinceramente fino a che non l'ho usata non avevo proprio capito cosa fosse, perché mi sembrava simile alle altre due che c'erano già, incluse come anche colori, quindi non avevo proprio capito di cosa si trattasse, perché qui c'è scritto: è perfetta per cancellare dei piccoli dettagli. E sì, però diciamo appuntisce come le matite normali ed è quindi ideale per cancellare con precisione e anche con molto controllo, quando appunto serve un controllo. Quindi pensala come un disegno al contrario piuttosto che come una gomma. E io quindi da questa descrizione sinceramente non avevo proprio capito. Praticamente queste due punte sono delle gomme. Quindi quando io sono andata ad utilizzarla ho visto che cancellava e quindi queste sono delle punte. Cioè questa matita è bellissima, mai vista una cosa del genere. Ora non so perché una sia più scura e una sia più chiara perché sono gomme. Comunque è fantastica. E poi abbiamo, e sinceramente mi serviva, perché quello che ho è un po' rovinato, il temperino. Quindi qui abbiamo il Kum Magnesium Double Hole Pencil Sharpener ed è un'aggiunta fantastica per ogni appunto in ogni diciamo box di matite degli artisti ed è perfetta per anche le matite più grandi e le lame sono praticamente di acciaio high carbon e sono anche molto resilienti, quindi resistono bene e molto affilate, insomma. Quindi sono ideali per appuntire le punte appunto smussate delle matite e creare appunto la punta perfetta. E poi abbiamo questo. 8 fogli in formato A5 di Paint on Gray, quindi questa è la marca ed è quindi una tone paper. Poi vi faccio vedere il mio disegno color grigio. Io adoro la carta tonalizzata perché risaltano tantissimo i colori. E questo praticamente è il peso di questa carta. La rende praticamente adatta, una superficie quindi adatta a molte tecniche a secco e la sua, diciamo, superficie grigia è molto utile per creare dei contrasti forti tra highlights and shadows, quindi tra ombre e luci. Quindi è veramente bellissimo. E quindi io direi, e poi c'erano anche compresi di questa marca ecoliving.co.uk questi cotton pad. Io li ho utilizzati due per il mio disegno e quindi me ne sono rimasti altri tre e quindi carini perché comunque mi sono serviti. Il disegno che ho realizzato io, considerando appunto che avevo solo colori praticamente neri, è Catwoman. Io ho creato appunto questo e devo dire che, essendo la prima volta che comunque utilizzavo questi carboncini, sono abbastanza soddisfatta. Sono riuscita a creare anche qui sugli occhi, come vedete, delle tonalità più chiare utilizzando la matita bianca e quindi sono riuscita a far risaltare anche le ciglia e quindi secondo me
come primo, diciamo, risultato non è per niente male. E è stato facilissimo utilizzare i carboncini, perché con i cotton pad si sfumano alla perfezione e, come vedete, i dettagli, cioè i contorni, sono perfetti con la matita. Quindi sono soddisfatta. Sono riuscita a creare anche un po' di sfumature negli occhi con la matita, quella marrone e quella bianca. L'unica cosa è che io proprio non ho capito come usare, o comunque come funziona questa qui per le sfumature, ma ho visto un po' in giro che altri si sono lamentati della inutilità di questo prodotto, perché ho provato a sfumare il bianco e diciamo il marroncino qui, però come vedete non c'è tutta questa sfumatura, quindi è un prodotto che sinceramente mi ha un po' delusa. Ma a parte questo, per il resto il mio disegno mi piace tantissimo. E quindi niente, questa è la scroll box di maggio che io ho stra adorato. Mi è piaciuto tantissimo e mi sono anche divertita ad utilizzare tutti questi nuovi strumenti. E quindi fatemi sapere se vi piace. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video e ciao!